Bene, come avviare un business online se hai 0 euro da investire? Ciao ragazzi, sono Lorenzo Campo, sono un imprenditore digitale, mi occupo principalmente di affiliate marketing e sono specializzato su Instagram. Se è il mio primo video che vedi e non sei ancora iscritto o iscritto al canale, iscriviti, attiva la campanella e seguimi anche su Instagram per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti che farò, sempre riguardante l'imprenditoria online soprattutto. Oggi in questo video, come ho letto dal titolo, risponderò ad una domanda che mi fanno molto spesso, ovvero: Lorenzo, come avvio il mio business online se ho 0 euro da investire? Lo so che la maggior parte di voi vuole diventare milionario in una settimana senza fare investimenti, senza investire neanche un euro, però mi dispiace dirvi che non funziona così. Non esiste assolutamente un modo di fare soldi online senza investire, ovviamente parlo di business online. Poi metodi per fare 50, 100, 200 euro, quelli non li conto come business ed è un'altra roba. Quindi avviare un business online comporta sicuramente un investimento, seppur minimo, ok? Perché chiaramente bisogna ammettere, bisogna insomma notare che il business online sicuramente abbassa le barriere d'entrata per avviare il proprio business. In realtà l'online abbassa proprio le barriere di entrata a livello monetario soprattutto. Provate a pensare ad esempio a quanto costa aprire una gelateria qui dove sono io, facciamo a Roma. Secondo me, adesso non so poi i costi precisi, non vi costerà meno di 50-100 mila euro. Poi magari se qualcuno sa i costi li scrive qui nei commenti, ma comunque non credo che vi costi meno di 50-100 mila euro. Ecco, ovviamente per avviare un business online servono molto molto meno di 100 mila euro. Quindi, fatta questa precisazione che per avviare il vostro business online servono soldi, quello che oggi andremo a vedere, in questo video andremo a vedere, sono tre consigli che io vi do, che secondo me sono interessanti e sono utili per appunto accumulare i primi soldi che vi serviranno poi per investire nel vostro business online. Quindi non saranno metodi di guadagno, cose strane, ma saranno tre, secondo me, situazioni che vi permetteranno di appunto accumulare il più velocemente possibile questi soldi che poi vi serviranno per investire ed iniziare a fare le cose seriamente. Quindi il primo consiglio che posso darvi, anche se a molti di voi magari può sembrare banale, è quello di trovare un lavoro, ok? Trovatevi un lavoro di 3-4 mesi, quindi fate un lavoro non a tempo indeterminato, cose così, ma bastano 3-4 mesi. Ad esempio ora siamo a giugno, non so tu quando guarderai questo video, però puoi trovarti un lavoro estivo, che non so, ad esempio puoi lavorare al bar, puoi lavorare come animatrice, come animatore. Adesso non so poi bene neanche i lavori che saranno disponibili causa pandemia, però comunque in ogni caso il lavoro c'è e ci sarà, non state a lamentarvi che non c'è lavoro, perché se volete impegnarvi il lavoro c'è, quindi cercate un lavoretto che vi porti un'entrata mensile per 3-4 mesi e che quindi poi potrete accumulare soldi da reinvestire. Chiaramente ragazzi, dovete fare questa cosa, tutti i consigli che vi sto dando li dovete fare con l'ottica di reinvestire soldi, perché se voi guadagnate, ad esempio lavorate al bar, guadagnate 400 euro al mese, faccio un esempio, e andate poi in discoteca a ballare, a bere tutte le sere e spendete magari 350 euro, capite che è molto stupido, non ha senso fare questa cosa, perché voi dovete farlo sempre in ottica di reinvestire soldi. Quindi se riuscite, il consiglio che posso darvi è quello di mantenere il 100% della vostra entrata, quindi se guadagnate 400 euro cercate di accumulare tutti e 400 gli euro. So che può sembrare difficile, però in ogni caso io non mi sbilancerei mai oltre il 90% dell'entrata, ok? Quindi se guadagnate 400 euro al mese, cercate di risparmiare almeno il 90%, quindi nel caso di 400 euro 360 euro. So che magari vi possono servire soldi per fare altre cose, però ragazzi, se volete lavorare diciamo il meno tempo possibile, chiaramente dovete risparmiare più soldi possibili. Il secondo consiglio che posso darvi è quello di sfruttare una vostra competenza, ok? Magari voi sapete fare fotografia, sapete fare disegni, sapete fare basi musicali o qualsiasi, sapete fare loghi, qualsiasi altra cosa, sfruttate questa vostra capacità e appunto vendete servizi, ok? Quindi il secondo consiglio è quello di vendere i vostri servizi. Vendete i vostri servizi sfruttando canali gratuiti, come ad esempio gruppi Facebook, anche il marketplace di Facebook. Ci sono tantissimi gruppi Facebook per ogni nicchia, quindi diciamo è molto facile in realtà venderli, oppure sfruttando Fiverr o Upwork, che sono delle piattaforme che prendono una percentuale, mi sembra, sul vostro servizio venduto, quindi non dovete pagare una fees mensile e quindi sfruttate queste cose. Quindi vendete i vostri servizi se avete dei servizi che potete vendere, è una cosa molto molto utile. Come ultima cosa, che non tutti dicono, in realtà non dice quasi nessuno, ma a mio avviso è un consiglio molto utile, quello di vendi le cose che non ti servono.
ok, adesso non sto qui a scrivere tutto, comunque avete capito, vendi le cose che non ti servono, ok? Quando stai a casa, gira d'intorno e vedi cosa non usi, cosa non stai usando, quali oggetti non stai usando che puoi vendere. Molti non si rendono conto che vendendo tutte le cose che non stanno più utilizzando, magari non utilizzano da mesi o da anni, possono ricavarci effettivamente del denaro che può essere a volte anche molto più di quanto ci si aspetta, magari poi avere 500-1000 euro in più, ok? Che non sono assolutamente male, semplicemente vendendo le cose che non ti servono, anche qui sfruttando canali gratuiti come ad esempio il marketplace di Facebook, ancora una volta, oppure eBay, anche se ve lo sconsiglio perché vi fa pagare poi la commissione sulla vendita. Comunque il marketplace di Facebook, io ho venduto tantissimi prodotti senza mai avere problemi, quindi sicuramente questo è un terzo consiglio che posso darvi. Quindi dati questi tre consigli, questi tre metodi, diciamo, per accumulare il denaro, vediamo però quando smettere, appunto, quando possiamo smettere di accumulare questi soldi per effettivamente iniziare il nostro business online. Il consiglio che posso darti io è che devi aver accumulato almeno 1000-2000 euro da questi lavori o comunque da questi vendendo le cose. Secondo me con 1000-2000 euro accumulati sei un po' più tranquillo nell'avviare appunto il tuo business online. Cosa vuol dire? Non vuol dire che poi voi iniziate il business online e investite 2000 euro tutti insieme, perché poi magari il primo test vi va male, perdete tutti i soldi e dovete ricominciare da qui. Chiaramente 1000-2000 euro servono anche per avere un minimo di cuscinetto e stare tranquilli sull'investimento che andrete a fare. Quindi 1000-2000 euro, iniziate ad investire magari 500 euro, 200 euro, anche meno nel business, iniziate a testare, vedere se va bene iniziate a guadagnare, se va male comunque avete già altri soldi da investire e di conseguenza secondo me 1000-2000 euro è un cuscinetto che vi permette appunto di avviare diversi business online. Poi chiaramente ci sono business online che hanno bisogno di più investimento e altri meno, però di media diciamo che siamo su queste cifre. Un ultimo consiglio che voglio darti, e questo è proprio un consiglio d'amico, prendilo come consiglio d'amico, al di là di questi tre consigli, diciamo che sono più metodi appunto per accumulare il denaro necessario, è quello di smetterla di cercare metodi per guadagnare soldi senza investire, ok? Perché non esistono. Perdere appunto, come ho detto, soltanto tempo a cercarli, magari imparate anche cose che poi effettivamente non vi tornano utili perché non sono profittevoli questi metodi, quindi smettetela se lo state facendo di cercare queste cose, come guadagnare online senza investire soldi, perché non esistono. Comunque se esiste non sono business, ma sono metodi, diciamo, che non portano a niente. Quindi sfruttate tutto questo tempo che impiegate per cercare queste cose per appunto mettere in atto uno di questi tre consigli, magari anche tutti e tre, e iniziare appunto ad accumulare una somma di denaro che vi permetta poi di iniziare il vostro business online seriamente, perché se già iniziate così a cercare la scorciatoia, la via più facile, sicuramente non otterrete risultati. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero possa esservi utile questi consigli, spero possiate applicarli e quindi poi avviare il vostro business online. In descrizione vi lascio alcuni link utili per capire anche meglio cosa faccio e come io ho aiutato già anche migliaia di persone ad avviare il proprio business online. Se non sei ancora iscritto o iscritta, iscriviti al canale, attiva la campanella e seguimi anche su Instagram per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti che posterò, sui nuovi video. Quindi detto questo, ti saluto e ti lascio ad un prossimo video. Ciao!